Bentornato sul mio canale. Oggi è il fine settimana, 6 febbraio 2022. Divertiamoci e condividiamolo con la tua famiglia e i tuoi cari. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Sereni, a patto di superare il passato. La serenità è una conquista simile a quella della luna, sembra lì vicina, a portata di mano, e invece arrivarci è un problema, ce l'hanno fatta in pochi e per un tempo molto limitato. Così andate rimuginando sotto la guida di Mercurio e Plutone, introspettivi e un po' barbosi in quadratura, oggi non fate che ripensare al passato, ai vostri errori, ai torti subiti, ai problemi esistenti sussistenti in tutte le famiglie. Quasi nessuno li getta allo sbaraglio, eppure ci sono, anche in casa vostra. Rasserenante il lavoro, capitanato dall'intuitiva coppietta Luna-Nettuno, che alimenta la vostra sensibilità e il già nutrito potenziale creativo. Qualcuno vi contraria ma qualcun altro vi porta in palmo di mano, regalandovi tutte le sicurezze di cui avete bisogno. Benone gli affetti, nonostante la Luna all'opposizione, sempre birichina, potete contare sulla sincerità del partner e sulla stabilità dei suoi sentimenti. Possibile nascita di coppie, di amicizie nuove e di teneri incontri. Si possono concretizzare progetti importanti o di farne nascere di interessanti. Fattori di successo per l'amore che è il grande favorito. Ottime notizie con un Giove in aspetto favorevole, solo Marte e Mercurio possono eventualmente influenzare la vostra giornata rendendola leggermente nervosa. Ma passa presto. Cambierai qualcosa in meglio nella tua casa. Controlla i conti. Favorite gli investimenti. Vantaggi dai soldi altrui. Possibili entrate di denaro se nati di lunedì e di domenica. Riceverai complimenti. Potrai fare ottimi affari. Momenti simpatici durante un incontro. Buona intesa con parenti stretti. Oggi potreste incorrere nell'errore di fare di tutte le erbe un unico fascio. Deponete ogni rancore o risentimento e valutate le cose per quelle che sono senza drammatizzare. Giornata ottima, sotto tutti gli aspetti. Eccellente forma fisica. Farai degli incontri importanti e divertenti, buona la salute e ottimo umore. Continuate a portare avanti il progetto che vi sta tanto a cuore. Vedrete che con qualche spunto in più avrete molte soddisfazioni. Poche possibilità di fuggire la realtà. Dovete prendere una decisione importante e al più presto su una questione importante anche se ne avete terrore. Ottimi i rapporti con gli amici e i colleghi. Forma fisica eccezionale. Cerca di socializzare. Nuove conoscenze che risulteranno utili e importanti. Bene spostamenti e viaggi. Casa e famiglia saranno importanti. Sensazioni strane. Soluzioni. Curate di più i rapporti con colleghi, di lavoro o di studio, e con gli amici, alcuni potranno essere anche interessati, ma generalmente non lo sono. Non sforzatevi oggi di fare pulizia sui social, rimandate a quando avrete più tempo e serenità. Sicuramente l'essere più positivi verso il mondo esterno e verso il vostro lavoro, potrebbe aiutarvi a raggiungere degli obiettivi che precedentemente vi avevano creato qualche difficoltà. Al lavoro potreste dare un tocco di classe o all'ambiente, a scuola potreste proporre un progetto entusiasmante da fare insieme ai vostri amici. La difficoltà di comunicazione che avete avvertito nei giorni scorsi con un collega, un cliente, un fornitore o con il vostro partner, in questa giornata potrebbe svanire, poiché si presenterà l'occasione di chiarire e risolvere la situazione. In amore non avrete rivali, merito del vostro fascino, sempre più amplificato. I transiti planetari vi vogliono continuare a favorire e dunque oggi stabiliscono una felice posizione di Venere ospitata nel segno amico del Capricorno. La dea del sentimento amoroso, della salute, si fermerà in questo segno dello zodiaco, per voi così armonico, fino al 6 marzo. La vita familiare appare serena e i conviventi respirano un'aria di armonia. Ottimi i rapporti genitori-figli, molto positivi anche quelli con nonni, zii, parenti prossimi, all'interno del vostro clan. Cari Vergine, siete in un periodo davvero fortunato e potete fare molto.
dite basta ad una storia importante che non va più, oppure a una situazione lavorativa che non vi soddisfa da tempo. Piccoli momenti di tensione a causa di disagi, rimandate progetti e discussioni importanti alla giornata di domenica. Sarete più inclini ad interessarvi alle preoccupazioni degli altri e a dare loro il vostro sostegno. Siate sicuri di assumere tante vitamine in quanto state per avere un mese molto attivo e avrete bisogno di tutta l'energia possibile. Metteteci tutta la buona volontà in questa giornata. Potrebbe essere dura buttarsi su ciò che vi piace davvero, ma per il momento dovrete preparare soltanto il terreno a questa nuova avventura. Oggi dovrete soltanto riprendere in mano le redini del vostro destino. Qualcuno vi ha messo i bastoni tra le ruote più e più volte, ma non significa che non siate pronti per ribellarvi e per prendere una strada tutta vostra, nuova ed assolutamente eccitante. Il Sole e Saturno staccano visti, non mollano neppure oggi, se siete di turno o avete promesso a qualcuno di dargli una mano saltate fuori dal letto all'alba, fate velocemente colazione e poi subito in pista. Così vogliono quei due astri in sesta casa, che si occupa anche di ecologia e salute, argomenti oggi piuttosto dibattuti, almeno sul vostro tabloid personale. Stanchezza, mal di schiena, rabbia per la gestione dell'ecosostenibilità che non sostiene un bel niente, tutte belle parole, bla 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 per mantenere il posto in Parlamento, tanto poi è risaputo che ciascuno fa i propri interessi, che non saranno sicuramente i vostri né quelli della madre terra. Pensieri rabbiosi e idee ribelli si affollano alla vostra mente, guidati dalla luna battagliera in Ariete. Favorevoli solo Venere e Marte, gli astri dell'amore e del sesso, finalmente appaiati in trigono al vostro segno. Amore ed Eros. Se qualche problemino c'è stato ora è definitivamente superato e l'ardore con cui vi abbracciate, baciate e fate l'amore ne è la riprova più rampante. Voglia di un pupo subito accontentata, se i figli ci sono e già grandini trascorrete una piacevolissima giornata con loro, un po' di compiti, un po' di sport, un po' di cultura e naturalmente tanti giochi da condividere affettuosamente. Saprete riconoscere i vostri errori e avere il giusto spirito autocritico. Sarà il momento per far pervenire le vostre scuse al compagno. Ingegnatevi con qualche fiore o con una torta o una carezza in più. Una relazione nata quasi per caso si sta trasformando via via in una storia d'amore molto coinvolgente e appassionante. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 15 del mese di settembre avrete la possibilità di rafforzare il legame arricchendolo di spessore sentimentale, di passione, di gioia nello stare assieme. Le coppie di lungo corso nate nella prima e nella terza decade vivono invece un periodo un po' più complicato e sono costrette ad adattarsi al mutare di alcune situazioni. Nettuno li tiene infatti sotto pressione costringendoli ad accettare cambiamenti non sempre voluti all'interno del rapporto di coppia. Lavoro e denaro. Giornata dura, non necessariamente in azienda o alle prese con la vostra attività in proprio, potreste sgobbare in casa dandovi alle grandi pulizie o allo scarto di tutto ciò che a voi non occorre più ma potrebbe far comodo a qualcun altro. Magari non lo vendete, lo barattate o lo regalate. L'essenziale è creare attorno a voi spazio e aria pulita, la polvere è allergenica. Il vostro umore non sarà dei migliori e lo capirete da subito, quando proprio non avrete voglia di alzarvi. Sapete però che c'è un dovere che vi attende eppure impegnativo, quindi non fatelo aspettare. Urano ben messo vi aiuta a non farvi scavalcare da nessuno, specie se siete nati a inizio settembre. Mantenendo il rispetto dei superiori e i doveri professionali. Benessere. Si ha natura e cultura, per gli eventi e il ballo dovrete aspettare ancora un po', non tanto però, domenica prossimo potreste già accedervi, ma poiché sulle pandemie vi siete documentati parecchio e avete le idee chiare continuerete a stare in guardia e a mantenervi prudenti e distanti anche quando gli altri torneranno ad ammassarsi e a farsi i fatti propri. Un filo di mal di schiena non fa testo, dopo una giornata così impegnativa e faticosa anche le vostre articolazioni hanno parole di protesta, naturale, vi lamentate con il mondo e loro con voi. Osserva le cose che hai realizzato e ti accorgerai della consapevolezza con cui lo hai fatto.
Prendersi cura di se stessi e del proprio corpo è un modo per adattarsi costantemente al cambiamento. Per lei, da separate, ai vostri figli fate simultaneamente da madre e da padre, il discorsetto che tenete loro davanti alla pagella non ha nulla di dolce e soccorrevole, avete un'aria così burbera che vi manca solo la barba. Per lui, per i vostri ragazzi, perché crescano bene, più sensibili ed equilibrati, ci vorrebbe un quattro zampe per casa del quale prendersi cura. Un impegno, sia pure piacevole, che terrà loro compagnia, idea accolta con entusiasmo generale. Colore delle emozioni, zafferano. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.